posso, voglio. Il concorso nasce nell'anno scolastico 2012-2013 con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema della legalità attraverso la presentazione di disegni, fotografie, video, plastici e sculture. L'edizione di quest'anno, Studiare è un mio diritto, devo, posso, voglio, svolta al Teatro Gelsomino di Afragola, organizzata dal preside della scuola dell'Istituto Comprensivo II, Castaldo Nosengo, dottor Simeone Iovino, in collaborazione con le referenti D'Ambrosio Elena, fabbricatore Arletta, e un'apposita commissione composta dai docenti. Tratta il diritto allo studio riferito a tutti i ragazzi, indipendentemente dalla condizione socioculturale e dai bisogni educativi. Tutti devono, tutti possono, tutti vogliono. Numerosi i premi consegnati alle scuole vincitrici del concorso della terza edizione. I premi aggiudicati all'Istituto Sandro Pertini di Afragola, alla Scuola Guglielmo Marconi di Afragola, all'Istituto Comprensivo Borrelli di Castellammare, alla Scuola Media Mozzillo di Afragola, alla Scuola Paritaria Giardino d'Infanzia di Afragola, alla Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo II Castaldo Nosengo di Afragola. La manifestazione è stata allietata da note eseguite dai cori dei ragazzi diretti dal maestro Mauro Caturano e dall'orchestra formata dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Castaldo Nosengo e dal prezioso intervento della cantante Yamila Rumayor, accompagnata dal maestro Compagnoli. Buongiorno da Videoline, io sono Denise e in questo momento ci troviamo al Teatro Gelsomino di Afragola per la manifestazione L'Arte per la Legalità. Dell'arte per la legalità, un concorso che comunque ha suscitato successo in tutte le scuole. Come è nata questa idea? Diciamo che questa idea è nata 3 anni fa dall'intuizione di un docente della scuola, della nostra scuola, e quindi di parlare di legalità in modo un poco diverso da quella, diciamo, del convegno normale, ma di far lavorare i ragazzi su una tematica che scegliamo anno per anno. E quindi parlare della legalità però vista sotto gli occhi dei bambini attraverso dei lavori artistici, quindi disegni, sculture, video, insomma qualunque forma che sia proprio espressiva. Chi più di un maestro d'arte potrebbe esprimere la sua opinione? Buongiorno, l'arte per la legalità ha un contributo fondamentale a mio avviso per la cultura, ma soprattutto per la legalità appunto. L'arte come contributo fondamentale, nel senso che educa la bellezza, educa soprattutto la cultura e quindi attraverso il mezzo dell'espressione visiva si può contaminare il prossimo. Secondo me la scuola dovrebbe sempre fare questo tipo di iniziative perché la bellezza è l'elemento principale che ci aiuta poi ad avvicinarci alla cultura. Grazie. Quando non ci sei l'intento, la tua voce deve
buongiorno, lei è qui come ospite della manifestazione, come presidente dell'UNICEF Campania. Cosa ne pensa? Io penso che se molte manifestazioni fossero fatte come quella che è stata organizzata da questa scuola a Nosengo, sicuramente avremmo cose molto buone nel paese, perché è una scuola attiva, cresce cittadini attivi e i cittadini attivi sono protagonisti del proprio paese e naturalmente riescono a fare per il paese quelle cose buone che molti altri non sanno fare. Iniziative. Diamo a voi la parola. Sì, grazie. Allora, buongiorno a tutti. La Provoco, infatti, è onorata di patrocinare questa iniziativa. Sin dalla prima edizione, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'amico Claudio Grillo, che dovrebbe raggiungerci, ha avuto appunto intenzione di patrocinare. È un messaggio forte, un bel concorso, l'arte per la legalità. L'arte che evoca dei messaggi forti e promuove la cultura della legalità. Infatti noi sappiamo che l'arte in tutte le sue forme espressive, la pittura, la scultura, gli stessi lavori multimediali, ovviamente lanciano quei messaggi forti perché sono ad alto impatto comunicativo, quindi servono anche per formare le coscienze soprattutto dei più giovani, quindi un connubio vincente. Il Comune è sempre presente nella persona dell'assessore Porroni, a lei la parola. Buongiorno a tutti, stamattina il Comune assolutamente ha voluto fortemente essere presente a questa manifestazione di legalità che giunge alla terza edizione. Io ho l'onore di presiedere da parte dell'amministrazione tutta che chiaramente è molto vicina a questo tipo di iniziativa e che promuove sempre, in quanto è da qui che bisogna ripartire per la crescita delle scuole e chiaramente di tutta la città. Siamo con il dirigente scolastico della scuola media Rita Levi Montalcini. Lei cosa ne pensa di questa manifestazione? Beh, sicuramente lodevole da tutti i punti di vista. Diciamo che i ragazzi oggigiorno troppo spesso vedono esempi negativi nella nostra società, trasmessi da Facebook ma anche da tutti i mass media. Ragion per cui noi educatori abbiamo il compito, il dovere veramente primario di invece avvicinare i ragazzi, i giovani, al bello, al senso veramente dell'estetico, alla bellezza e quindi ovviamente alla legalità. Passiamo adesso la parola alle referenti, la professoressa Fabbricatore e la professoressa D'Ambrosio. Qual è la tematica? Allora, la tematica di questa terza edizione del concorso L'Arte per la Legalità è: studiare è un mio diritto, devo, posso e voglio. Perché quest'anno avete scelto questa tematica? Allora, la tematica nasce dalla consapevolezza che il ragazzo di oggi è il futuro cittadino, colui sul quale si fonderà la società del domani. Per cui per una società migliore è fondamentale educare questi ragazzi e sviluppare in loro la consapevolezza dell'importanza dell'istruzione, perché come diceva Hegel, l'istruzione è l'arte di rendere l'uomo etico.